E siamo arrivati al nostro video di analisi dei mercati finanziari Bitcoin e criptovalute che non abbiamo fatto lunedì perché lunedì vi ho parlato dello swap di crypto.com e di quello che stava succedendo sul mercato. Era una cosa estremamente importante, quindi abbiamo spostato il nostro appuntamento che è quello del recap dei mercati, recap di tutta l'analisi tecnica, analisi ciclica relativa ai mercati criptovalute. Sto trattando poco anche i mercati hold, qualcuno di voi me lo ha anche detto: Mauro, perché non stai facendo analisi ciclica sui mercati finanziari? Ragazzi, i mercati finanziari classici sono lenti nella loro struttura evolutiva, sono in trend rialzista. E lo sono da quando è stato invertito il trend da marzo e restano lì, ragazzi. Io i portafogli analizzo in Academy, nuovi portafogli anche di ETF, quello che stiamo costruendo, ho dei portafogli di stocks, ma nei mercati hold le variazioni sono un po' diverse rispetto a quelli cripto. C'è molta meno tecnologia, molta meno innovazione, quindi a volte li lascio un po' in disparte, ragazzi, anche perché oggi, anzi, oggi no, dopodomani vado in ferie. Ok, dopodomani vado in ferie, ragazzi. La programmazione resterà la stessa sul canale quest'anno, quindi non cambio come al mio solito riducendo il video, ma andrò in ferie e quindi, ragazzi, insomma, avrò un po' un occhio sul mare e un occhio ai miei concerti che sono ripresi anche post-Covid, anche se in piccolissime situazioni, chiaramente. Quindi ritornerò a fare musica anche questa estate e non ho grandi concerti, non c'è granché da fare perché purtroppo il Covid ha un po' bloccato tutto, però la passione è sempre nel cuore, quindi giusta da mantenere. Bene, allora ragazzi, Bitcoin sale, rompe il 10.005, fa un break del livello di resistenza di cui vi avevo parlato la scorsa settimana nella mia live super stupenda, quella relativa al lungo periodo di Bitcoin. Vi avevo indicato 11.600 il livello spartiacque settimanale, fa il break, ci prova, boom, ricade e non chiude la settimana sopra, ovviamente. Era troppo bello per essere vero, troppo facile anche un break dei 11.600. Con cross settimanale, ragazzi, l'ho specificato più volte, bisogna andare sopra quel livello a livello settimanale, quindi gli spike non contano. Però, ragazzi, potrebbe già tentare di fare la stessa cosa questa settimana, ci sta riprovando. Si avvicina il weekend ci sono volumi più sottili e i mercati criptovalute tentano sempre di sguisciare quando il CME è chiuso. Pro contro, ragazzi, il CME negli ultimi periodi ha iniziato ad aumentare i volumi, quindi ci sono degli indicatori macroeconomici che dovremmo guardare nelle prossime settimane, quindi ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché un po' di modifiche ci sono nella struttura dei mercati delle criptovalute, soprattutto su Bitcoin, per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici, volumi, le opzioni, insomma, ne parleremo nei prossimi video, perciò iscrivetevi, ragazzi. Ma oggi vi faccio vedere, oltre all'analisi ciclica di Bitcoin, per farvi capire dove siamo, quali sono i livelli, ma il livello chiave è sempre lo stesso, 11.600, ormai l'avete capito. Vi faccio però vedere un indicatore, perché questo indicatore ci sta dicendo che forse siamo vicini a un massimo di periodi, quindi tra un po' di giorni, tra qualche settimana, Bitcoin potrebbe anche cercare il suo massimo di periodo, che in effetti, ragazzi, dovrebbe essere il massimo del ciclo annuale. Allora, ci spostiamo sul grafico, saranno settimane forti, forti, fortemente intense sui mercati cripto, secondo me, da agosto in poi, insomma, ci sarà da ragionare su un po' di cose. Prima di andare sui grafici, vi chiedo il pollice, ragazzi. Lasciatemi un pollice per aiutarmi con questi super sforzi che faccio. E noi ci spostiamo adesso a fare tutte le nostre analisi, tutte le nostre conclusioni. Allora, scrivetemi poi, ragazzi, anche una cosa nei commenti, tutto quello che pensate. Molti di voi mi hanno scritto una serie di altcoin splendide. Io leggo sempre i vostri commenti. Se non riesco più a rispondere a tutti, ragazzi, è perché siete diventati un po' tanti e quindi la cosa non diventa un po', vi è sfuggita di mano, ecco, diciamo così. Però sapete che io da sempre, da quando ho aperto il canale, cerco sempre di rispondere, ma in ogni caso leggo sempre i vostri commenti, ragazzi. Quindi se avete qualche idea e qualche coin da suggerire e qualche cosa relativa al mercato cripto, scrivetemelo sempre. Ok, fine dei giochi.
situazione di Bitcoin. Ragazzi, ci riprova, vedete, ci sta riprovando anche quest'anno, questa settimana, scusate, nel tentativo di andare a rompere il livello di 11,6. Allora, abbiamo due tipi di resistenze importanti. Da un punto di vista di spike, vedete, la resistenza a 12.100, che era anche il take profit del mio trading system la scorsa settimana. Infatti è fuori il trading system, ragazzi, ma non è andato in take, è uscito intorno agli 11.000. È uscito in protezione dalla sua posizione facendo un bel profitto, bello grande. Però in questo momento è flat, ragazzi, è flat. Allora, nel momento in cui andiamo a ragionare di breve, questa resistenza ha un'importanza sugli spike anche giornalieri. Nel momento in cui andiamo a ragionare sul grafico settimanale, vediamo se riesco a riportarvi il grafico settimanale. Eccolo, allora, eccolo il grafico settimanale, ragazzi, vedete il livello chiave resta questo. Anzi, facciamo una bella cosa, lo facciamo gigante e gli cambiamo colore, mettiamo blu così si vede in maniera molto chiara. Allora, questo livello, ragazzi, è un livello importantissimo dal punto di vista settimanale. Vedete cosa ha fatto? Come vi avevo detto nella mia live, ha tentato la rottura e ha rifatto la stessa cosa che ha fatto in queste settimane. È importante, ragazzi, che Bitcoin distrugga questo livello 11.006. Se non lo fa, da un punto di vista di analisi tecnica, non è un bene, ragazzi. Se sta al di sotto molto tempo, non è un bene. Quindi questo tentativo che è stato ritracciato dal mercato ci sta benissimo, non è anomalo, perché una settimana che va su, anzi, e mi rompe diretto, io non l'avrei vista bene. Perché cosa succede? Perché succede che poi può essere un fake break, e quindi il mercato giustamente è stato ributtato al di sotto di questo livello con questa super candela poi durante la giornata di domenica, se non sbaglio. Allora, a questo punto, tentativo di rottura di nuovo. Anche qui, ragazzi, se il mercato chiude a 11.620, non è un break. Un break di una resistenza di questo tipo deve essere importante, come spiegato in alcune lezioni relative alle tecniche di breakout, relative ai miei corsi di formazione, al corso di Trading Time, ragazzi. Allora, quando una resistenza di questa levatura deve essere breccata, rotta, non può essere fatto di 10 dollari, perché quella è volatilità. Allora, dobbiamo avere una consistenza in questo break. Quindi 11.600 devono essere distrutti, ragazzi. Meglio se sopra i 12.000 in close settimanale, comunque in quel range. Bisogna dare un occhio al grafico e capire se quel break di 50 dollari può essere considerato. Magari lo fai una settimana di 50 dollari, poi da lunedì incomincia a salire, allora ci può anche stare, ragazzi. Possiamo tentare di considerarlo un break, però è una resistenza importante, deve breccare in maniera consistente. Da un punto di vista ciclico, però, io vi ho segnato questi due mensili messi insieme, ragazzi. Allora, ci sono due idee che sto valutando nella mia Academy con gli iscritti. Una idea è quello che secondo me è la più probabile, che all'interno di questo livello e all'interno, diciamo, di questo spazio di tempo, scusate ragazzi, il mercato stia facendo dei cicli ternari così costruiti, quindi dei mensili corti che abbiano una struttura di questo tipo, ragazzi, e dovrebbe andare in conclusione, vedete, a fine mese di agosto. In pratica ha unito due mensili, quindi la metà del mensile è diventata una parte up, in pratica, così ve l'avevo già fatta vedere l'altra volta. Ora il problema dov'è? Che tutta quest'area qui è un'area di possibile tentativo di massimo, quindi il mercato ha ancora spazio, perché da un punto di vista di fase ciclica siamo nella fase di spinta, ragazzi. Perché? Perché non è detto che il ciclo ternario in questione, anzi cambio il colore, non mi piace questo bluette, questo viola. Allora, non è detto che il ciclo ternario debba essere fatto così, ragazzi, e quindi in maniera, diciamo, laterale. Potrebbe essere tutto rialzista, e quindi accumulazione, fase di up, fase di up. Può essere anche così un ternario, ragazzi, quindi non abbiamo assolutamente dei vincoli da questo punto di vista. Il mercato ha un trend in questo momento di breve periodo long, di medio periodo long, di lungo periodo incerto, quindi laterale, ma da un punto di vista di ciclo tutta questa fase è una fase di massimo, quindi
fino ad almeno metà di agosto circa, siamo ancora in fase. Direi che potremmo definire, diciamo, fino a questa data qui, ragazzi, vedete, fino al 20 di agosto, una fase che è possibile indicare come ancora fase di topping. Quindi in questi giorni, che sono 10-15 giorni, il mercato può tentare di fare il suo massimo. Questa è quella che l'analisi ciclica ci sta dicendo. Ora, se lo ha fatto qui, ce ne renderemo conto, ragazzi. Perché? Perché questi tentativi di rialzo non avranno seguito, quindi non riusciranno a rompere gli 11.600, indichiamolo anche sul grafico daily. Vedete, non riusciremo ad andare oltre questa soglia che sono gli 11.600 settimanalmente, e dopo questo range di spike di prezzo non riuscirà probabilmente ad andare su. C'è poi anche una figurazione, uno dei miei pattern di price action che adoro, che è quello in questo caso di utilizzare, per esempio, un'indicazione di Fibonacci, quindi i classici ritracciamenti di Fibonacci. Ragazzi, li ho fatti praticamente al contrario. Ok, in pratica, se questo andamento, vedete, va intorno agli 11.700 in questo spazio e poi ridiscende, è una figura di inversione che io adoro tantissimo. Quindi, allora, come si fa a stare sul mercato di questo momento? Ragazzi, questo momento dovete registrarvi al canale, ecco, così mi faccio pubblicità da solo. Dovete iscrivervi al canale perché dobbiamo fare altri video. Quindi, questo momento, questa settimana si tenta di andare in break degli 11.600. Ma stiamo tentando di fare un massimo. Secondo me il mercato tenterà di fare questa cosa. Perché dico questo? Perché, come vi ho promesso, adesso vi faccio vedere un indicatore che sta dicendo anche la stessa cosa. È un indicatore magico, un indicatore incredibile. Allora, niente, ragazzi, allora, questo è l'indicatore Fear and Greed delle criptovalute, che indica praticamente le fasi di paura e di eccitazione, quindi euforia totale. Il mercato sta a 75 in termini di euforia, quindi è alto in questo momento. Il mercato è euforico, potremmo star tentando un massimo, quindi questo lo sappiamo già. Però è alto rispetto a cosa? Perché poi bisognerebbe innanzitutto capire. Allora, qui abbiamo la massima estensione di questo indicatore riportato su questo sito. E vi lascio in caso il link, ragazzi, ma scrivetemelo nei commenti se vi serve il link, così ve lo aggiungo. Allora, Crypto Fear and Greed, ragazzi, questo massimo, vedete qui, questo è il massimo del 25 giugno 2019, 13.000 qualcosa. Allora, massimo che da un anno tiene Bitcoin sotto questo livello, ed è qui eravamo con un Fear and Greed intorno ai 92, vedete? Adesso siamo a 75 in questo momento, quindi ancora c'è spazio per fare questo, va bene? Ancora c'è spazio su questo indicatore per fare il massimo, però anche questo indicatore ci sta dicendo che Bitcoin sta tentando di puntare a fare un massimo di periodo. Poi dopo sarà molto importante ragionare, ragazzi, perché dovremmo andare nella fase finale della chiusura del ciclo annuale. Ciclo annuale che però in questo caso è iniziato a marzo, quindi ancora ce n'è di acqua a mare, ragazzi. Potrebbe benissimo sul Fear and Greed. Intanto prendete con le pinze questi indicatori, ragazzi, perché vi faccio vedere perché. Perché sono indicatori che sono basati su una serie di indicazioni che alcune sono qualitative, altre sono quantitative. Per esempio, all'interno di questo, vediamo se vi faccio vedere cosa c'è dentro. Ok, all'interno di questo Fear and Greed ci sono queste strutture, quindi l'indice di volatilità quantitativo, il momentum legato al volume, poi i social media, ragazzi, quanto se ne parla a livello social media, questo l'hanno stoppato. Poi c'è la dominance, e viene utilizzata anche un indicatore di trend su Google, quindi il Google Trend di ricerche su Bitcoin. Quindi un po' è un indicatore che, per esempio, relativamente ai social e alla Google Trend, un po' relativo, insomma, ragazzi. Però dice quando c'è un eccesso di euforia, appunto, nella macro sistema criptovalute. È interessante da valutare. Poi quello che conta
conta è sempre guardare i prezzi. Certo, se io mi trovo con un indice in piena grid, quindi 92-95, e vedo un'inversione di trend su un grafico daily, beh ragazzi, vale un po', prendiamolo in considerazione, perché potrebbe essere così. Ma spesso capita che questi indicatori facciano per esempio un massimo, poi ritracciano, il mercato fa una lieve fase per esempio di barra di congestione, poi rivanno di nuovo su un altro massimo e il mercato fa un massimo ulteriore. Quindi questi indicatori sono da tenere con le pinze, ma interessantissimi. Allora, finiamo questo video. Bitcoin sta cercando un massimo di periodo, sì. Fino al 19-20 di agosto siamo in una fase ciclica positiva. Il 11.600 respinto la settimana scorsa è una notizia positiva, perché rotto subito non mi piaceva, ragazzi. Bolla in arrivo, questi sono rialzi consistenti. Dove potrà andare? Sopra 11.600, meglio 12.100, c'è spazio fino ai massimi del 2019. Quindi Bitcoin ok in questa fase. Tutto si gioca nelle prossime settimane. Ce la facciamo? Non ce la facciamo? Ragazzi, c'è da sudare come sempre. Ma poi una domanda io ve la faccio e concludo con questa: è Bitcoin che sta salendo rispetto al dollaro, ragazzi, o è il dollaro che sta scendendo rispetto a tutte le altre valute? Nel prossimo video analizziamo anche questa cosa e vi faccio capire come sono collegate tutte queste informazioni, come si collegano poi i puntini per chiudere questo cerchio. Va bene, ciao a tutti!